Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Prima di continuare ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare le notifiche per essere sempre aggiornato con i nostri contenuti. Grazie. Isola dei Famosi. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show, ricca di colpi di scena. A sorpresa, Dario Cassini è stato eliminato. Il comico era finito in nomination insieme a Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Cassini era arrivato sull'isola da 2 settimane, insieme alle altre 2 naufraghe con lui al televoto. Tra i nuovi isolani, era sicuramente quello più noto al grande pubblico, ma la gente da casa ha scelto di non salvarlo. Tuttavia, il caso del furto di cibo ai danni della troupe dell'isola è tornato alla ribalta. Ricordiamo che i naufraghi erano da pochi giorni sull'isola e i morsi della fame già si facevano sentire. Si venne a sapere che alcuni di loro avevano mangiato del cibo sottratto ai cameraman. L'identità del naufrago che materialmente prelevò le pietanze dal sacco rimase sconosciuta, coperta dal segreto e dalla complicità. Ieri, a distanza di 2 mesi da quei fatti, Matilde ha svelato in puntata il nome del presunto colpevole. La ballerina ha confessato tutto al momento della nomination, allora dico questo e me ne assumo la responsabilità. Quando ci fu il famoso furto, forse c'era anche lo zampino di Artur. Io non l'ho visto ma mi è stato riferito. Sarebbe quindi il modello ucraino il responsabile di quel gesto. I naufraghi che ne avevano approfittato vennero puniti con porzioni ridotte di riso per 1 settimana. Vladimir Luxuria non ha indagato oltre, ma c'è da scommetterci che prima della fine del reality show, la questione verrà affrontata di nuovo. Vedremo se alla fine il ladro uscirà allo scoperto. Condividete la vostra opinione nei commenti. Lasciate un mi piace se trovate interessante l'argomento e iscrivetevi al canale per rimanere informati sugli sviluppi del caso.